I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. Grazie per essere qui oggi. Possiamo cominciare? Scusate, ma dobbiamo chiudere qui con le domande. Grazie e arrivederci. Sta per iniziare, atmosfera splendida sugli spalti, speriamo che anche lo spettacolo sia all'altezza. Con me come sempre c'è Daniela Dani. Prima giornata della serie BKT, campionato caretto che si preannuncia come sempre lungo e incerto. Ci sono tutti i presupposti per non annoiarci. Partono con l'obiettivo di salvarsi. Sarà una lotta senza esclusione di colpi, dove ogni punto conquistato o lasciato per strada potrà fare la differenza. Serviranno cuore, testa e muscoli per averla meglio sulle altre. Ovviamente anche gioco. Padroni di casa che scendono in campo dal primo minuto con questa formazione. Per questa sfida hanno scelto una versione piuttosto offensiva del classico 4-5-1, perché gli esterni hanno le caratteristiche e la capacità di andare. Allora il tecnico avrà chiesto una partita di grande sacrificio, Pierre, per dare una mano all'unica punta di ruolo. Ci siamo, possiamo cominciare. Tackle efficace qui.
Pallo non fischiato, vantaggio. Cutrone. Ha intuito bene qui la situazione. Occhio al pallone filtrante. L'uscita del portiere che salva tutto. È al debutto con questa squadra e non sarà semplice. Nuovo ambiente, nuovo sistema di gioco, vedremo se sarà in grado di lasciare subito il segno. Serviva un giocatore di esperienza e di grande personalità per ricoprire un ruolo delicato come quello del portiere Pier. Le sue qualità hanno convinto il tecnico a puntare su di lui per blindare la porta. Capisce tutto e intercetta bene il passaggio. Cutrone. Intervento perfetto ad alto rischio in area. Conti. Giordano. Tacco robusto, palla persa. Buona lettura qui, pallone recuperato. Cutrone. Tutto fermo, è fuori gioco, da qui sembrava buona. Si mette bene sulla linea del passaggio e recupera il pallone. Ottima visione di gioco. Finisce qui il possesso del pallone. L'arbitro applica il vantaggio e lascia giocare. Non c'è qui norma del vantaggio, allora calcio di punizione. C'è una notizia ufficiale di mercato. Jordi Alba ha perfezionato il trasferimento al Manchester City. Si sono assicurati un elemento di valore assoluto, Pier. Questo è un professionista serio, è in grado di far fare il salto di qualità a questa squadra. Davvero notizie ottime per i loro tifosi. Portiere sulla traiettoria, nessun problema. Cutrone. Mancuso. Guadagna metri. Occhio perché si mette qui sulla traiettoria e recupera un buon pallone. Mancuso. Grande riflesso del portiere su questa contusione ravvicinata, ha evitato un gol fatto. Puro istinto e salva risultato. La gioca vicino. Prova il tiro. Ha provato la conclusione a giro. Sì, buona l'idea, decisamente meno l'esecuzione. Palla che non ha preso l'effetto desiderato, determinata lontana dai pali. Conti. Prova a salire. Giordano.
cercano col tiki-taka il momento giusto. C'è il fischio del direttore di gara, è offside. Punta la porta, non lo chiude nessuno. Difesa che legge bene questo cross. Attento in questo frangente, recupera palla. Ha spazio per avanzare. Tempismo perfetto, ferma l'azione avversaria. Può sfruttare le corsie laterali. C'è la touche, si riparte con la rimessa laterale. Si ripartirà dunque con un calcio d'angolo, è un'ottima chance per portarsi in vantaggio. Occhio al cross in mezzo. E c'è il gol, trovano la rete che sblocca il risultato. Rivediamo il corner dal quale è scaturito il gol. Eccolo, colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. I numeri sul possesso fin qui premiano i padroni di casa, ma stanno giocando sotto ritmo ed è per questo che il risultato li vede costretti a rincorrere. Questo perché? Perché la circolazione di palla è troppo lenta e prevedibile. Ci vuole un cambio di marcia, perché è difficile sperare di recuperare lo svantaggio continuando a giocare così. Intervento duro ma corretto. Supera l'avversario. Cross che viene dibattuto. Evita guai, sarà calcio d'angolo. La mette in mezzo. Intervento così così, occhio. Cutrone, Cutrone! Intervento provvidenziale del portiere. Giordano. Conti. Riesce a tenerla in campo. Conti, Bellini, Berardi, va via nell'uno contro uno. Poteva essere un'iniziativa interessante, ma pallone finito sul fondo, occasione buttata. Finisce così il primo tempo. Ripresa che ha dunque inizio.
Mancuso. Brutto errore, palla persa. Protegge il pallone con il corpo. Occhio al movimento dei compagni. Cutrone. Palla col contagiri. Traversone che viene respinto. Bravissimo. Che chance clamorosa. La tiene senza problemi il portiere. Palla in fallo laterale. Un'ottima serie di passaggi. Kras che viene intercettato. Non inquadra la porta di testa, anche perché c'è una buona marcatura. Pallone regalato. Bellini. Cede senza disturbo. Può colpire da lì. Cutrone, il gol di Cutrone. Grande fiuto del gol qui. Nel posto giusto, al momento giusto. Non si sbaglia. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Berardi. Ferma tutto e riconquista il pallone. L'arbitro ha visto il pallo e dunque punizione. Paglia qui e perde il pallone. E lo ferma. Intervento sanzionato dall'arbitro, sarà punizione. Ecco il momento della sostituzione. Cercano di aprire la difesa. Arriva l'intervento del direttore di gara. Riconquista palla e fa ripartire l'azione. Conti. Fin qui non c'è stato un grande possesso palla da parte della formazione ospite. Nonostante questo sono avanti nel punteggio, l'ennesima riprova che nel calcio non sempre supremazia territoriale e vittoria vanno a braccetto. Puoi tenere la palla quanto vuoi, ma se non riesci a finalizzare, a buttarla dentro, serve solo per le statistiche. Provano ad allungare e a rendere il risultato ancora più rotondo. Prova col lancio lungo. Palla che si impenna e finisce a... Mandare in campo forze fresche.
porta G. Potrebbe finire qui la sua partita, attenzione, può arrivare il rosso. Espulsione che suona come un campanello d'allarme, con un vantaggio che però adesso potrebbe non essere più al sicuro. Rosso che ridà fiato alla formazione avversaria e aumenta anche le loro speranze di arrivare a quantomeno il pari. Salva tutto il portiere con questo tuffo. Chance importante dalla bandierina, Pier. I tifosi ci credono, provano a trascinare la squadra al gol. Dimezzerebbero lo svantaggio. Va direttamente in area. Brutto rinvio, attenzione, c'è ancora la possibilità. Crossa in mezzo. C'è l'uscita. Il portiere che interviene da vita guai. Possesso perso. Recupera palla intercettando bene il pallone. Filtrante calibrato bene. Intervento decisivo a interrompere l'azione. Per l'arbitro è fallo, sarà dunque calcio di punizione. Si preparano al cambio. Portiere che si esalta su questa deviazione aerea. Coefficiente di difficoltà per questa parata elevatissimo, grande intervento. La mette in area. Bellini. Berardi. Giordano. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Brutta sconfitta per la squadra di casa, nettamente sotto quando manca poco al termine del match. Personalmente non so se le cose possono cambiare da qui alla fine, Pier. Le squadre hanno speso tanto, hanno fatto davvero tanta fatica, però io una reazione me l'aspetto, eh. Rassegnarsi e perdere senza lottare, questo no. A Baselli, prosegue qui nell'avanzata. Baselli intercetta bene qui il pallone. Riconquista un pallone importante in attacco. Occhio a Baselli. Palla lunga sul secondo palo. Ti resta come prima. Ferri. Ferma l'avversario, palla in palo laterale. Intercetta il passaggio e riparte. Intervento duro ma corretto. Buona protezione del pallone. Lancio fuori misura, palla che termina la propria corsa oltre la linea laterale. Baselli. Azione che viene fermata per offside, ha visto bene, credo, l'assistente. Sì, Pier, era al di là dell'ultimo difensore. Inutile il tentativo disperato di rimettersi in gioco per ricevere palla. Ci sarà un cambio. Pallone troppo lungo e il portiere può arrivare.
Ancora due minuti da giocare. Mancuso vuole rimbucare. Entra in scivolata ed evita guai. Occhio perché se ne va. Cutrone. Può andare al tiro. Ed eccolo il gol che con ogni probabilità chiude il match. Si è fatto trovare puntuale all'appuntamento con il gol. È infilato il portiere da sotto misura. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Legge bene la traiettoria qui. Non c'è più tempo per i padroni di casa, arriva una sconfitta pesante davanti al proprio pubblico. Si apre male la stagione per loro, non sembrava un match sulla carta difficile, poteva starci almeno un pareggio, la delusione è notevole.